Carissimi amici di Versione Drabble, sono io, Sebastiano, che voglio raccontare le mie esperienze, soprattutto di vita, quando ho visto che la vita purtroppo è difficile per tutti. Soprattutto sono stato l'unico compartevole all'Entini, soprattutto negli anni 80-90, quando questi ragazzi non venivano accettati nelle scuole superiori. Oggi mi sento di essere cittadino come si deve, cittadino normale, non bisogna essere cittadino di serie B. Ecco, oggi mi sento di essere normale, inserito nella società, inserito dappertutto. Allora io volevo raccontare le mie esperienze anche ai politici che fanno orecchie da mercante, soprattutto. Io parlo anche del sindaco di Lentini, anche gli assessori, i consiglieri comunali, eccetera. Allora Lucio oggi si sente di essere come gli altri, non bisogna essere diverso degli altri. Allora, carissimi amici, diversamente abili, anche amici che non hanno questi problemi della disabilità oggi nel mondo. Soprattutto oggi, ma grazie alla mia volontà, il mio coraggio, la mia forza di vivere, oggi mi sento di essere utile alla società. Oggi, ma grazie a me, oggi i disabili vanno a scuola, hanno gli insegnanti sul segno, hanno il computer adatto, hanno delle strutture, ci sono l'abbattimento delle barriere architettoniche, il lavoro per i disabili, l'assistenza per i disabili. Oggi diciamo, negli anni passati, che queste cose non venivano applicate, che la legge la 104, dove si parla degli insegnanti di sostegno, ma dove si parla dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Oggi ho visto tante cose nella vita. Oggi diciamo, oggi mi sento di essere utile, alla società. Allora io voglio dire al sindaco di Lentini che non è capace fino a oggi di amministrare la città di Lentini e applicare delle leggi, soprattutto di risolvere i problemi della città di Lentini e soprattutto i problemi della disabilità nel mondo. Oggi un sindaco mi viene a dire: io per te non farò niente, no, ma no, non solo per me, anche per ragazzi diversamente abili. E ci sono nel mondo, purtroppo non sono, diciamo che la natura è quella che è. Oggi non c'è, ma non perché la disabilità spastica che non può muovere tanto bene le mani, però riesco a scrivere, che riesco a fare qualcosa nella vita, a fare tutto nella vita, dove può arrivare una persona di diversamente abile. Oggi mi sento di essere sicuro nella vita perché ho incontrato persone che mi hanno voluto bene, ad esempio Magrazia, ancora una volta dottore sanitario della Vostra Residenza, ma grazie a lui che mi ha trattato normale, Ugo Mazzilli, il dottore sanitario della Vostra Residenza, oggi è consigliere comunale. E soprattutto che mi sta sostenendo fino a oggi, che mi vuole bene come se fossi il suo fratello addirittura. Ma grazie anche a Pippo Basso, sindaco di Valentini, che mi ha aiutato e mi ha sostenuto tutto quello che avevo bisogno. Invece quello di Valentini oggi mi ha deluso su questo campo perché ci faccio una critica politica che non è una critica personale. Allora, carissimi amici, che io ho voluto raccontare brevemente queste mie esperienze di vita, oggi riesco a usare il computer, oggi riesco a comunicare con gli altri, oggi riesco a dare il mio contributo, soprattutto nella vita. Oggi veramente vado in Lentini, ci sono dei pub, in piazza di Lentini c'è un pub laico di Lentini, ma grazie
a questo bubble mi fa tenere su alla vita. Oggi i disabili non devono essere chiusi a casa solo perché sono disabili, no, bisogna far uscire ma questi ragazzi, soprattutto che hanno la disabilità o fisica o psichica o cervo o down, non bisogna chiudere dentro questi ragazzi, bisogna avere il coraggio di stare nella società come non ha avuto il coraggio il sindaco Trentini amministrare, di fare, aiutare a questi ragazzi. Ecco, io oggi vado in piazza, oggi vedo gente che hanno avuto questo coraggio, questa forza, la voglia di vivere. Oggi io vado nelle scuole e vedo dei ragazzi diversamente abili che sono contenti di inserire nel mondo scolastico, soprattutto di stare vicini agli amici, ai compagni. Oggi Nuccio, quando andava a scuola negli anni 80-90, si sentiva utile alla società, perché comunicavo con gli altri, soprattutto. Oggi mi sento di essere sicuro nella vita, di andare avanti, di avere coraggio, la forza e la voglia di vivere. Io ti posso dire, la mia malattia spastica, prima non camminavo, oggi per oggi cammino, ma grazie alla mia volontà, ma grazie alla terapia che mi hanno fatto negli anni passati, soprattutto perché, diciamo, la disabilità purtroppo, se uno ci vive, lo capisce, se uno non ci vive non lo capisce tanto bene. Comunque, io voglio chiudere questo video, di fare capire ai nostri politici onorevoli che fanno orecchie da mercante. Io ancora aspetto da 15 anni, da 20 anni, aspetto un posto di lavoro, soprattutto quando Pippo Gianni disse non ti preoccupare, ti aiuto io, stai fermo. Alla fine non ho avuto più risposta. Significa, mi cercava quanto è ora del voto, sono considerato abile, quando passerà il voto non sono più considerato abile. Allora, cari amici, non bisogna fidare, diciamo, dei politici, soprattutto che fanno orecchie da mercante. Soprattutto il sindaco di Lentini mi ha sempre odiato, e io parlo di politicamente ma non di personalmente, perché io non ho niente di personale. Io ho chiesto di avere il lavoro per i disabili, l'assistenza per i disabili, l'abbattimento delle barriere architettoniche. Oggi ho visto Lentini non è più come una volta, che gente che lavoravano, gente uscivano fuori, gente che aveva la disabilità nel mondo, si vergognavano soprattutto di fare uscire questi ragazzi. Oggi, ma grazie a me, oggi finalmente Nuccio ha dato un contributo alle scuole superiori, alle scuole medie, alle scuole elementari. Oggi hanno l'insegnante, oggi hanno delle strutture adatte per questi ragazzi. Io voglio dire l'ultima cosa, soprattutto perché voglio dare un coraggio agli amici direttamente abili, soprattutto alle famiglie, soprattutto che tengono a casa questi ragazzi. Io mi chiedo al sindaco di Lentini, che non è capace nemmeno di amministrare, che non è capace nemmeno di applicare delle leggi che ci sono adatti per questi ragazzi. Allora, caro sindaco, se lei avesse un figlio come me, come avrebbe comportato se era figlio? Allora, se era un figlio di un sindaco e ci dava il posto con la testa media, o il posto con la quinta elementare, o il posto con il diploma, o il posto con la prima media. E questa è una vergogna che lei ancora
non esprime dei ragazzi diversamente abili, e ci sono le leggi, e c'è che la legge, la 104, dove parla l'abbattimento delle barriere architettoniche, e poi c'è una legge, la 482, dove parla dei posti riservati a questi ragazzi diversamente abili. Ho visto che lei non è sensibile a queste problematiche, sindaco. Io non ci faccio una critica personale, io ci faccio una critica politica soprattutto, che non sa nemmeno fare l'amministrazione, non sa nemmeno che finisca le leggi di applicare, delle leggi che hanno bisogno di particolarità a questi ragazzi diversamente abili. Allora, sindaco, quando nasce questi disabili, è meglio le facciamo morire così si leva questo problema? No, è un peccato di farle morire questi ragazzi. Allora, ma cerca di applicare le leggi, ma cerca di fare qualcosa per questi ragazzi diversamente abili. Nuccio, in passato, negli anni 80-90, io che mi ricordo benissimo, soprattutto quando le scuole non venivano applicate delle leggi che le mettevano nel cassetto, soprattutto queste leggi. Oggi, ma grazie a me, oggi i disabili vanno a scuola, hanno tutto, soprattutto. Allora io dico, sindaco, io non ci faccio una critica personale, io ci faccio una critica politica, soprattutto. Io ho voluto raccontare tutta la mia storia, ho voluto raccontare quello che ho fatto io nel passato, sindaco. Io che mi rivolgo ai consiglieri della maggioranza, non all'opposizione, perché non possono fare nulla. I consiglieri della maggioranza che fanno orecchie da mercante, i consiglieri della maggioranza che fanno orecchie da mercante è una maggioranza di carta, addirittura. Sindaco, se hai il coraggio di battere i pugni sul tavolo, chi non ha il coraggio, abbia il coraggio e la dignità di dimettersi, perché non si può andare avanti così. Ancora 5 anni fa ha fatto morire Valentini e altri 5 anni e fa morire Valentini? Allora, sindaco, è una vergogna l'assistente sociale che non aiuta i disabili. Come mai a Verona, a Torino, a Milano, questi centri sociali aiutano a questi ragazzi diversamente abili, aiutano di fare bene il lavoro, aiutano di inserire nel mondo della società, inserire nel mondo del lavoro? Come mai qua le centri sociali fanno orecchie da mercante, sindaco? È una cosa vergognosa, sindaco. Io ho voluto prolungare questo video messaggio di fare capire alla gente: Nuccio non è ammalato mentale, Nuccio non è scemo, Nuccio non è handicappato, Nuccio sa ragionare, Nuccio ha un cervello elettronico, come non ce l'ha lei di essere sensibile a queste problematiche. Caro sindaco, io chiudo questo video. Lo chiudo veramente di cuore e di anima, chiudo di avere il coraggio, la forza, la voglia di vivere. Soprattutto, sindaco, a lei ci piace la sedia del comune di Lentino. E io ti lascio con queste parole, come lei ha scritto sulla bacheca, ha detto non è Nuccio che scrive. Lei, sindaco, dice doppie bugie come Pinocchio. E lo dico politicamente, sindaco, non le deve dire più queste parole scritte che dice che lei, dice lei non è Nuccio a scrivere. Viene lei a controllare a casa mia, viene lei a controllare come io scrivo sul computer. Si deve vergognare di dire queste cose a una persona che soffre nella sua vita, che ha il coraggio di vivere, la forza di vivere. Io ho accettato la mia inabilità, ma grazie a 2 persone che mi stanno accanto, Ugo Mazzilli e Pippo Basso e Rigallentini. Quattro
questi travestoni che mi stanno accanto, che mi vogliono bene veramente, hanno capito la disabilità, come lei, sindaco di Ventini, che non ha capito questa disabilità di Ventini. Io ti lascio con queste parole, io spero nella vita che figli come noi che non ne nascono più, perché è difficile accettare che la nostra sofferenza è un male tremendo che può uccidere dentro una persona.